Faccio un ultimo tentativo per chi c'era anche prima che ha, visto, che ha visto la connessione, vanificarci, tutto speriamo che adesso la situazione sia un attimo eh, migliore, e niente detto questo, detto questo, procediamo in quello che stavamo facendo prima allora, per chi ha assistito alla breve, um, alla breve, um, alla breve diretta di prima, e avevo detto che la mia intenzione in questa breve live sarebbe stata quella di andare un po' in esplorazione in una delle zone, um, in una delle zone del gioco io direi di partire dalla foresta antica e provare a catturare alcune delle creature che ancora eh, mancano al, um, all'appello come vi avevo detto ieri sera uno dei miei obiettivi sarebbe quello di catturare tutte le creature appartenenti alla fauna endemica di, di World e, e quindi ho pensato siccome, mh, siccome può diventare un pochino noioso magari fare delle dirette in cui si caccia e contemporaneamente si cercano creature, si fanno gli spiegoni eccetera eccetera e ho pensato magari dividiamole, facciamo così e, e quindi ho saltato fuori questa, questa, questa playlist che mi sono ideata oggi Chiamiam chiamato la chiamata um, catturiamoli tutti e questo è il primo episodio e um, pensavo di fare così di dividere proprio andare un po' in esplorazione a volte e altre invece fare come ieri sera andare, andare a caccia di creature eh, combatterle e sì, fare un po' più di, 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 di vero gameplay diciamo quindi partiamo, ricominciamo da quello che abbiamo interrotto prima, o meglio da quello che, che ci ha interrotto la connessione. Naturalmente in queste, queste esplorazioni ehm, faremo anche delle discussioni di carattere un pochino più, più, più scientifico, diciamo riguardo la fauna la flora l'ambiente che ci circonda e già prima avevo cominciato un pochino a farle poi ripeto la connessione ci ha guastato tutto bevo un attimo allora eccoci qua allora partiamo dalla foresta non tanto perché sia la prima zona del, del gioco ma eh, perché volevo fare un discorso proprio sul su, sull'ambiente sull insomma che rappresenta e cioè guardandola così nelle sue prime zone o in alcune insomma da, dal punto di vista generale la, la foresta antica sembra eh, come bioma una specie di giungla o qualcosa di simile la cosa particolare però è che non si ritrovano solo degli delle come si può dire, delle piante che magari siano tropicali. È eh? un po' un po' un mischione se vogliamo. Di piante eh, più potremmo dire magari nostrane. Eh? E alcune invece tropicali, come possono essere queste palme, eccetera, eccetera. Ehi, ma guarda te, ecco questo è uno, uno dei Questo qui, e vedo, vedo con piacere che hanno mantenuto il nome in, uh, anche nel gioco, si chiama eh, nel gioco insetto Ercole. In realtà è uno scarabeo che si chiama veramente lo scarabeo Ercole, eh, che è proprio fatto così anche nella realtà. È proprio fatto così anche nella realtà. Allora, qui, se non mi sbaglio, c'erano i pescioni in acqua che però non si possono catturare. No, però non ci prendiamo le ossa. Ecco chiaramente, come, eh, come, come il discorso delle piante che ho fatto prima, vale anche per gli insetti. È un po' eh, dal punto di vista dell'ecosistema, questa foresta è un po' un mischione tra una foresta effettivamente pluviale potremmo dire e una una foresta una foresta magari dei climi un po più temperati potremmo dire allora prendiamo questo poi se non sbaglio Aha! quindi raccogliamo prove anche per la nostra per... ecco ecco questa era la caverna con i pipistrelli e, e non vorrei che ci portasse sfortuna, perché nel momento in cui sono entrata in questa caverna ha cominciato a um, ad avere dei problemi la connessione. Però per la scienza cercheremo di allora. Prima i pipistrelli sono scappati quando mi sono avvicinata. Speriamo che adesso rimangano, sono questi qua. mi stai fermo, stai fermino, fermino. Ecco, mannaggia la miseria. Ne ho preso uno lo stesso. Sì, sì, e vai, benissimo. Quindi già due, già due. Partiamo bene, abbiamo già catturato due, due nuove creature. Stavo pensando che sarebbe molto bello se, se potessi... Eh, in effetti ci proverò, Potrò, potrei provare a fare tipo un un banner per queste per queste queste live con tipo una specie di Pokédex sarebbe carino perché già abbiamo utilizzato la, la frase catturiamoli tutti a quel punto allora noi dove ci troviamo adesso esatto siamo lì dove c'è con la trappola esatto allora Prima, però, era comparso qui un esperto di pesca. Che, però, dove è andata a finire? Si è spostato. Esperta di fauna endemica. Molto bene, ci andiamo subito. Era proprio quella che ci serviva. Perché, secondo me, è un NPC. Un NPC che ci aiuterà. Se ogni tanto sbaglio a dire delle lettere, abbiate pietà. Di me la concentrazione. Allora, ecco in fronte. Chiaramente queste queste dirette saranno finalizzate più a fare sia dell'esplorazione sia delle discussioni, ma anche sia a recuperare magari cose che io ho lasciato indietro eh, durante delle cacce, eccetera, eccetera, qui dove vado? Ah, qua ci sono questi pesci che ne ho già preso uno io tra l'altro che sono molto particolari perché perché se vedete stanno sulla, sulla eh, insomma fuori dall'acqua fin tanto che non ci si avvicina e poi si buttano in acqua e sembrano molto i primi. Oh, perfetto, queste sono farfalle, credo. Molto bene. Sfarfalla blu, perfetto, perfettissimo e siamo a 3 no dicevo sembrano molto anche come caratteristiche fisiche i, i primi i primi pesci oh ciao si, eh, si vede molto buio si vede molto buio ma non so se sia una questione io ho cercato delle impostazioni in stream labs non so se sia un'impostazione proprio de, della luminoso, luminosità del, de, del gioco adesso ci guardo si può impostare da qui? Immagino di sì. Prova a togliere la vignettatura. In che senso la vignettatura? Dalle impostazioni grafiche del gioco. Allora, schermo. Qualità immagine alto. E qui. Vediamo. Effetto vignettatura. Eccolo. Normale. Lo tolgo? No. Vediamo. Sì, è diventato un po' più luminoso. Pare anche a me. Vediamo. Va un po' meglio? Va un po' meglio così. Mm. Va bene, grazie. E, e no, dicevo che questi pesci che sono qui sembrano molto, che adesso non ci sono più, secondo me sono spariti da qualche parte, sembrano molto... Eh, provo ad aumentarla un pochino. Prova ad aumentare anche un po' la luminosità, vediamo. E luminosità, vediamo. L'aumentiamo un po' e poi vediamo. Si vede meglio così. Sono un po', secondo me, falsati i colori, però... O se, se vedo meglio gli altri. Ciao, ciao, benvenuto. Eccolo qua, è tornato il pesce. Comunque, dicevo, questi pesci qui sembrano molto, sembrano tantissimo i primi pesci che emersero sulla terraferma per dare poi origine a tutti i rettili, eccetera, eccetera. Hanno anche le caratteristiche tipiche di questi pesci, cioè le, le, le zampe, le pinne, le pinne che cominciano a prendere la forma di una zampa, la coda fatta proprio così. In aggiunta questi pesci hanno queste io penso che siano luci, siano organi luminosi eh, si chiamano fotofori, sul di dietro agli occhi vicino agli occhi, e non so se non so se siano effettivamente qualcosa che ha. Oh, c'è un, <ride> c'è un'altra creatura. Non so se siano qualcosa effettivamente di utile a questi animali per sopravvivere in qualche maniera. Però qua ci tuffiamo. Andiamo a vedere. Allora. Oh, perfetto! Fermo, 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 fermo. Oh. E siamo a quattro. Gecko Silvestre. Molto bene, molto bene. Abbiamo fatto bene ad andare di qua. Abbiamo fatto bene. Allora, questo sarà un pesce che si può prendere? Sì. Oh, perfetto. Ma, cioè... fantastico. fantastico. E... È una live di biologia su mostra? Sì, cioè sì. Allora... E la, la mia... Come si dice? La, la, il mio obiettivo sarebbe un pochino questo, cioè unire l'aspetto gaming a quello scientifico, perché sono una biologa evoluzionista, però molto appassionata di, eh, di, di, di videogiochi. E ho già fatto questa cosa qui con, uh, mo, con um, come si chiama? Horizon Zero Dawn, che ho fatto qualche, qualche speculazione. Sì, grazie, grazie, grazie. Ho già fatto qualche speculazione in Horizon di carattere, di carattere scientifico e mi sembra che sia stata apprezzata e piaciuta a quelli che hanno seguito. E in, in, come si dice, in Monster Hunter World c'è una quantità di, di, di creature e... C'è un comparto, diciamo, faunistico, floristico che è, che è enorme. E allora ho pensato... Sì, sì non si sente, vero? <ride> non si sente. <ride> e allora ho pensato di fare questa, questa cosa anche per Monster Hunter World. E chiaramente le live saranno di due tipi, come dicevo all'inizio. Le live un pochino più le live un pochino più ehm, diciamo tipiche con ehm, mostri da battere cose da fare gameplay eccetera eccetera e, e poi in solitaria perché ieri sera per esempio mi ha accompagnato il, il mio ragazzo in live in solitaria faremo Faremo questo tipo di, uh, di, di live in cui magari spiego qualcosa. Se qualcuno ha voglia di farmi delle domande, io rispondo volentieri più che volentieri. Allora non era una mia impressione. c'è qualcuno che urla lassù, e sì. Cioè l'idea era questa l'idea era questa oltre a eh, catturare tutte le creature della fauna endemica di Monster Hunter World questa è la cosa che mi piacerebbe fare ed è per quello che la, la live si chiama catturiamoli tutti per questo motivo e niente andiamo di sopra allora se qui non c'è altro da vedere io questo non riesco a capire se è una, è una pianta è una pianta e allora andiamo di sopra direi di qua Ovviamente beccheremo sicuramente qualcosa che ci, ci ammasserà violentemente mentre noi stiamo facendo semplicemente della ricerca. Vecchie impronte. Ma guarda. Ma guarda. Guarda te. Eccoli, bastardelli ha visto la live di ieri sera sa che li odio già, li ho viste per la prima volta ieri sera e li odio già. Lasciatemi stare, please. Ecco, noi ci catturiamo anche questo perché pensavo che non si potesse catturare invece, sì. Insetto abbaglio. E poi voi mi lasciate stare, però perché io devo parlare con l'esperta della fauna endemica. Che è questa qua questo l'ho già preso è bella la musichina quando prendiamo anche questa vai prendiamo queste e poi andiamo a parlare con l'esperto Ciao esperta. Ah, guarda te. Ha pure l'armatura che mi piacerebbe. Il tuo scontro con i Gajalac, sì, ha assunto dei contoni che sono stati tra l'epico e il, non so, non so bene come dire, il, um, il ridicolo a un certo punto. Perché non riuscivo a beccarli. Il mio lavoro consiste in catturare, osservare, studiare. Quindi, stai facendo quello che stiamo facendo noi. Allora, un assistente. Mmm, eh, aspetta un secondo. Che ne diresti di nuovo? Sicuramente. Cattura una qualsiasi forma di vita animale libera nella tua stanza per osservarla più da vicino. Va bene, noi la lasciamo qui. Noi la lasciamo qui. E continuiamo nel nostro giro giro che si sì, sarà un po un po a caso perché come vi ho detto stiamo stiamo letteralmente facendo quello che faremmo in un in un gioco di pokémon stiamo andando a cercare delle creature per catturarle per catturarle ma questo cerchiamo ecco è come se la foresta fosse divisa Tipo in, in una sorta di, di, di set, più settori. Ma guarda, qua stanno anche in terra. Più che altro, più avanti imparai ad odiarli ancora di più e anche ad amarli. Ma in realtà, per me, cioè, mh, cioè, sono anche carini. Cioè, li vedi, dici, carini. Poi cominciano a tirarti roba, e allora dici: allora andate a fare. In... Non si può dire dove dovete andare. Eh, no, l'opterodattilo ce l'ho già e tra l'altro sono fortemente, fortemente contenta che l'abbiano fatto effettivamente come, come sarebbe dal punto di vista paleontologico, forse sono, si sono presi un po' di libertà eh, per quanto riguarda la, la testa, forse un pochino, che gli hanno messo delle cose che forse non, non ce le aveva effettivamente, però, eh, però sì, è un opterodattilo a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Eh, poi mi sono chiesta anche questa cosa mentre, mentre insomma mi impratichi un pochino con il gioco perché come ho detto è il, è il mio primo è il mio primo Monster hunter, quindi sono assolutamente profana e mi sono chiesta ecco che sta arrivando uno dei miei mostri per il momento preferiti mi piace sia il nome sia l'aspetto di sta creatura, anche se, anche se guardate come cammina, cioè, l'hanno fatto adesso. Io spero che non mi attaccherà perché non, non mi darà fastidio. Tuttavia, la, la camminata di sta creatura sembra più quella di un, di un grande felino. Cioè, proprio identica, identica alla, 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 alla camminata di una tigre, per esempio. però gli hanno dato delle caratteristiche da lucerto, Fondamentalmente è una grande lucerto il topic daci ed è curiosa questa mistura tra, tra, tra un felino di grandi dimensioni e una lucertola perché non so se eh, adesso questa è una cosa più io, io spero che si siano arrabbiati ecco loro non lui e è, cioè si comporta anche come un felino quando fa così che si alza alza la coda perché tipo è attratto da qualcosa è strana questa cosa. Comunque le lucertole, le lucertole camminano in maniera molto diversa dagli altri mammiferi, per esempio. E, se qualcuno ha mai visto, per esempio, un video di una salamandra che sta camminando, una salamandra comunque una lucertola, si accorgerà che le zampe sono messe eh, tipo ad angolo retto con il... Con il ehm, con il suolo, quindi hanno questa camminata del tipo eh, le zampe alternate un pochino tra loro, molto strana. E in alcuni casi, la, 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 come si dice, l, in, alcuni, in alcuni rettili la pancia strisce anche per terra. Quindi direi che questo è un lucertolone grande, ma un lucertolone che non ha effettivamente la conformazione delle zampe di una vera e propria eh, lucertola e se voi la smettete di gridare io adesso cambio zona cambio zona allora il pararospo ce l'abbiamo già quindi lo lasciamo lì lo lasciamo lì queste le prendiamo che fanno sempre comodo ecco se per caso io mi perdo tipo qualche animale che non lo vedo subito ditemelo che torni indietro a prenderlo questa ce l'abbiamo già. Queste sono le impronte, sempre del Toby Kadaci. Viticcio scalabile. Magari saliamo dopo per vedere. Queste sono impronte. È possibile che in mezzo a tutta questa cosa lussureggiante non ci sia... Quella è una creatura che è partita, non ho visto cosa sia. Chiaramente, ecco, probabilmente era una lepre. Eh, se a qualcuno viene in mente qualche domanda da farmi, a cui chiaramente posso rispondere, perché non ho la pretesa di essere l'Enciclopedia Treccanine, di essere ehm, chissà chi. Se riesco a rispondere, mi fa solo piacere. Questa dovrei già averla, la cavalletta, dovrei già averla. Stiamo un attimo perdendo, però, questo che posto è? No, non ci stiamo perdendo, non ci stiamo perdendo, siamo in un altro posto. Andiamo: vediamo. Ecco, prima o poi, quando incontreremo quelli che fanno questi maledetti scarabocchi. Sarò contenta. Allora, di qua ci si tuffava se non sbaglio. Sì, esatto. Un mostro sta per abbandonare l'area il ratras. Guarda, cioè... no, volevo prendere quello quello. L'ho preso. Direi di sì. Bene. Ehm credo tu sia una delle poche streamer che porta questo genere di contenuti eh, sì, cioè mh, allora eh, è una cosa che è venuta in mente a me eh, proprio in Horizon ma perché, ma perché ho notato alcune cose e non ho potuto fare a meno di non notarle effettivamente e dopo mi sono, mi sono chiesta ma eh, una, qualcosa del genere potrebbe interessare a qualcun altro potrebbe eh, Potrebbe far piacere a qualcuno che io faccia notare, faccio, eh, infatti, forse, forse infatti è, meglio, è meglio così: dividere, dividere le live in alcuni. come si dice? In, um, in live in cui si combatte basta e altre in cui magari si fa questa cosa qui. Perché è un pochino più di. È un po', per Horizon ci stava bene anche, però in Horizon ci è stato molto bene lo stesso. Faccio il Gran Jagras. E... sì ecco per esempio se vogliamo fare un esempio adesso senza che mi, senza che mi, mi, mi scotenni quando vado giù e... dove ha finito ecco il, il gran jagras già sembra più anche se in, in certi momenti non si muove effettivamente come una, come una vera e propria lucertola però lui ha già più l'aspetto da lucertola guardate come si muove cioè, lui sembra proprio un iguana veramente. Eh, una, una perfetta iguana. I movimenti, lasciamo stare quello che fa, che cioè, si ingoia i mostri e poi li, 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 li digerisce. Eh, però sì, cioè, dal punto di vista estetico e anche del, delle, dei movimenti, dei movimenti, lui ci sta già di più rispetto al Topi adacci. Come vedete come si muove con le zampe così. Cioè le lucertole si muovono così di solito, non come, come il, co il topic daci e volevo prendere con le ossa grazie. Allora, sicuramente questi si sono allertati un attimo quindi. Adesso, se i due maschi qua non mi vengono a. Eh, come dire. Ecco, sì, poi. Eh, essendo la mia prima esperienza in Monster Hunter, io chiaramente non ho. non ho tanta esperienza con i, i combattimenti, eccetera, eccetera, perché la, la, le dinamiche sono assolutamente diverse dai giochi a cui sono eh, abituata io, e i miei giochi preferiti, insomma. E, um, è un po' è un pochino fastidioso all'inizio perché bisogna prenderci un pochino la mano. Ecco, vedi poi il fatto che tu metti il trigger con il mostro, ma di, di fatto il colpo lo, lo, lo dà nella direzione in cui sei girato. Un attimo mi mette a disagio sta. Ok. Allora questa sta per morire, l'altra è già morta, e allora lasciamo stare. Ecco, sì, comunque per continuare il discorso che facevi, facevi tu, eh, Grigio. E, mh, sì, è, è chiaramente un contenuto che non, non è. probabilmente non è apprezzabile da tutti. E sicuramente non è, non è forse, interessante. Non è forse interessante per tutti, però. Me l'ha detto, detto anche il mio ragazzo. Me l'ha detto ma tu con che arma vuoi partire effettivamente nel gioco? Eh, a me piacciono eh, le spade. A me piacciono come armi. Quindi io ho detto anche se mi complico la vita, voglio provare. Voglio provare questa qui. Ecco, tipo quell'uccelletto lì. Quel pennuto, quel volatile. Io non ce l'ho ancora. Questo qua tutto colorato. E lo vorrei prendere. Mannaggia, a voi. Mannaggia a voi. Vecchia scaglia dove? Qua. No? Questi sono i segni del Gran Jag, no? Della Ratia. Ah, sono lì. Sono proprio cieca, Proprio cieca. Abbiamo trovato degli indizi importanti. Di fare rapporto ai ricercatori del laboratorio biologico adesso assistente, il rapporto poi lo faccio io quando para a me, perché ho ancora un po' di cose da guardare qui. Ecco, la mia la mia, la mia antipatia nei confronti dell'assistente non, non si nasconde neanche neanche un po', però credo che, che sia una come si dice un'opinione condivisa da, da, da dalla maggior parte degli utenti allora raccogliamo anche questo eh, più che altro il mio, il mio grande problema è quello che Uh, le meccaniche dei counters tutte queste cose qui mi mancano un pochino e non è facile è facilissimo all'inizio farle e nonostante mi sia um, mi sia anche allenata un pochino prima di uh, prima di fare le live è una cosa che assolutamente non ho un padroneggio ancora per niente però confido prima o poi di di imparare allora, questo ce l'abbiamo tra l'altro sono degli uccelli orribili che sono l'equivalente dei nostri come si può dire dei mh, come si chiamano dei allora questi non li vogliamo ammazzare eh? adesso state fermi 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 Mannaggia te! Tanto la cogliano in fronte. Tutto ciò ci porterà a scoprire la Ratian rosa. Immagino. Immagino. E non so se sono effettivamente contenta di, di, di incontrarla. per quanto il ratar e la raten siano i miei mostri preferiti oltre al ner Gigante. oltre al Ner gigante qua non ci sono pesci immagino ecco comunque il nuovo, il nuovo mondo tutto sto posto qui sembra sembra eh, sembra questo posto totalmente isolato dal resto del mondo eh, in cui si sono evolute queste, queste specie, queste forme animali, anche giganti, di grandi... Sì, infatti non, 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 non oso immaginare, non oso immaginare. Non oso immaginare. Dicevo, questo posto in cui si sono evolute queste specie, anche di dimensioni elevate come se fossero isolate da tutto il resto del mondo e quindi abbiano, abbiano avuto occasione di, di, di evolvere in delle, forme, in delle forme particolari. Date giù. O oh, uno lo beccherò prima o poi. Eh, adesso mi metto qui, aspetto. Noi stiamo facendo quello che uno È uno anche dei lavori dei... Dei biologi, purtroppo, purtroppo per fortuna, alcuni biologi lo apprezzano, altri no. Il lavoro sul campo. Ci sono molti biologi che preferiscono effettivamente stare dietro a una scrivania o a un computer, e il, io non sono di, di questo avviso. Quindi anche la possibilità che ci sia qualcosa, ci sia qualcosa di, di, di simile effettivamente alla ricerca sul campo in monster hunter mi piace molto e eh, va bene li lasciamo perdere non si fanno, non si fanno prendere allora c'era questa zona che volevo vedere mettiamo su questo Dov ah, ecco vedi vedi che c'era un pesce non era un Ecco, il pesce sushi. Guarda, che c'è anche quello. Dove sono andato a finire? Sparito. Fare facciamo arrugginire l'armatura stando stand in Cioè, ci sono alcune piante che sembrano tipo provenire da, da, da un'altra epoca, dal carbonifero tipo, gli equiseti qua. Vabbè che gli equiseti poi sono delle specie di fossili viventi, quindi quelli, quelli sono venuti fuori milioni di anni fa e sono rimasti come altre piante del resto. Questo lo prendiamo. Cosa Chissà se le api si possono prendere? No, direi di no. Direi di no. Ma sì, st sta zona sembra molto... Ah, siamo tornati qua. Sta zona sembra molto, date uno sguardo tipo alla preistoria. E le altre invece sembrano delle, de delle aree con uh, foreste pluviali anche attuali. il castodon che planano giù <ride> ah ma questo era quello che avevo preso prima Poi, vabbè uh. tutto fa brodo <ride> allora proviamo a salire un po' sugli alberi proviamo a salire un po' oppure ad andare qua no qua ci sono state perché era vicino all'accampamento e sì, andiamo, andiamo un po' qui. Andiamo un po' qui. Mettiamo tipo, che ne so. Qui, perché la vigor vespa gigante la dobbiamo prendere. Scaglia bene così intanto continuiamo vecchie impronte. Prendiamo su, ecco poi io chiaramente non sono specializzata in botanica, però ho una grande passione per gli, per gli alberi giganti tipo i baobab i ficus. Le, le sequoie, eccetera, eccetera, e il fatto che in questa foresta ci siano questi alberi giganteschi mi piace, mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. E eh, vabbè, chiaramente la cosa è giustificata dal fatto che un po' eh, un po' in questo nuovo mondo qui tutto quanto sia di dimensioni elevate. vecchia scaglia pensate se si potessero raccogliere anche tutte le cioè no intendo come, come come sto facendo con le creature penso si potessero raccogliere tutti gli vabbè questo lo prendiamo che magari se devo fare una trappola poi me lo tengo Se si potesse fare tipo una ricerca anche di tutte le, le, le specie botaniche. Ecco qua non ce mai stata perché. Allora andiamo giù di qua. Non c'è fiamma. Eh, ci toccherà. Ci toccherà. Ma oh, questo mi stava lasciando stare io. <ride> ok. Eh sì, allora dal mio punto di vista sarebbe molto molto figo, però per esempio per quelli a cui non frega niente, eh, sì, probabilmente verrebbe trascurata. Cioè, allora, se fossero tutti come, come me che quando c'è scritto tipo negli obiettivi, trova tutte queste cose qui, trova tutto, quelle, tutto eh, una serie di oggetti magari, eccetera, eccetera, cioè io sono triggerata fortissimo quando, quando ci sono obiettivi di questo tipo qui, quindi io sicuramente li farei tutti, però... Allora, qui non c'è niente, direi, a parte i famosi scarabocchi però siamo arrivati alla destinazione questo si può si può allora andiamo su ok dove ci troviamo adesso vicino all'accampamento oh Sì, questo lo sapevo per gli animali rari lo sapevo perché quando ho fatto la lista delle creature, delle creature da catturare eh, per, per vedere insomma quante fossero, eh, ho letto che alcuni sono proprio esclusivi di alcuni eventi eh, oppure, mh, oppure cioè si devono verificare determinate condizioni. Ma guarda, te cos'è sta qua? Co Sì, insomma, si devono verificare alcune condizioni perché ci, si possono catturare questi animali, e ho notato che ci sono anche dei, degli obiettivi legati ad alcuni. Legati ad alcuni, quindi io che sono una che ha la mania del, del completamento, probabilmente cercherò di fare di fare in modo di completarli. Seme della difesa. Aspetta, ma guarda, aspetta, aspetta. Io volevo andare su perché... Ma quindi sono questi quelli che fanno gli scarabocchi? <ride> Figrim che prova a instaurare un dialogo. Come se la scogliato? Perché è andato via? Ma che cattivo. Vabbè. Come si chiama? grill? anche la parte fotografica ti farai? E dove lo devo seguire? Però aspetta perché non compare nella mappa? È andato su da qualche parte così a caso è andato su di qua. Eh, è andato. È saltato su di qua dove ero prima io, tipo dov'è il maiale adesso. Aspetta che nella mappa non me lo segnala no vediamo no forse eh, cioè, sarà pure cioè, avrà pur seguito avrà pur seguito una di queste stradine qui sono andato su di qua No? Sì. Eh, però qui dove è andato? Su, giù. Qua c'è questo. Qua si scende direi quindi no. C'è sulla mappa. Sono i due gattini. Ah no, sì, ah, loro mi stanno portando da loro le cose, le, 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 le lucine. Ma mi sa che mi portano però nel nascondiglio, non dove, dove sono loro, o oh, sì. Sono saliti qua su. Sì, secondo me mi fa vedere solo il... No, cacchio, ho mancato. Mi fa vedere solo il... Solo questo qui, cioè sulla mappa mi fa vedere dove sono... Dov'è il nascondiglio. Ma non mi fa vedere loro. Dove sono loro? Non ci sono delle osse. Finalmente ho capito chi è che ha a che fare gli scarabocchi però. Vado dove c'era la liana lassù. Però aspetta, come faccio a salire? Ah, i gaja fanno gli scarabocchi. Vai giù. Allora, torniamo qua dove c'è sta cosa. Poi rifacciamo il giro. Ma figra mi sta parlando con questi qua che non, non si vedono neanche. Dove sono? Ah, di qua. Ah, stavolta vediamo di riuscire a prenderlo. Quel viticcio Ok, preso quindi sono spariti. Continuano a parlare, ma sono spariti. C'era anche un altro posto dove buttarsi. Allora, vediamo se sono andata da un'altra parte. Vediamo. Tipo di qua, ecco. Vediamo. Spostati. <ride> Spostati. sei eh, stato in mezzo no comunque non credo che siano qui direi no mm, cioè vi giuro che non riesco a capire di qua Eh, poi Eccolo, eccolo! Fermo, fermo, fermo! Fermo! Ma guarda che bellino! E eh, Poi li inseguiamo e che ci fanno? <ride> che carino! Ma come corre questa <totitilli> fin? Sarebbe tutto più semplice. Questione Così potranno iniziare. Guarda la che svolazza. Per quello lo devo seguire. Ok, ok. Perfetto, perfetto. Perfetto. No, continua a seguirlo. Eh, ma devo salire lassù. Quindi mi devo fare tutto il giro. Mmm. Allora, continuiamo a seguirlo. Adesso vado qui, vado qui. Allora. Dai però, prendila. No, cioè vuole... Uguale... Perché Figrin è rimasto lassù? Ah no, cos'è quello? È un insetto a si può attaccare. Non l'ho manco visto in faccia quel gatto. Così mangiamo forfan. Allora, mi ero riuscita ad, ad attaccare, no? Mi devo dondolare un po' di più. O c'è un insetto a cui attaccarsi? Ah, non, non l'avevo vista! Ah No, perdonate, io sono cieca. Ci sono delle volte che non vedo le cose. Allora, il tista è rimasto lì? Sì, ma dai, cioè, questo è, è... Questo? Questo è nostro. Ehm ce la farò mai a inseguirlo su di qua. Vai, scala, scala. Io sono un po' cieco, ogni tanto mi perdo le cose. Ma dove ci portano? <ride> Come stanno comunicando? Siamo qui per un'indagine. Scusate, ma sta scena è troppo bella. E anche l'altro la pensa come te? Voi siete agili come gatti? Insomma. Vi diamo il benvenuto nei caccia insetti. Grazie, grazie mille. Siamo diventati membri di una tribù. Perfetto. Perfetto, ma guarda qui, guarda qui. Bene, bene. di caccia bene grazie del consiglio che mi avete dato di seguirlo io direi che allora le farfalle le abbiamo e ma c'è un pennuto che sta frullando io direi che abbiamo visto tutto qui abbiamo visto tutto Eh, quello se non mi veniva in faccia Aspetta, aspetta, aspetta. <ride> ce la farò mai. Secondo voi ce la farò a prendere quel coso? Mai. Nella vita. E invece sì. E invece finalmente ho sto pappagallino eccolo ce n'è un altro qua di insetti ercole ce ne sono diversi ce ne sono diversi io non so se questo è diverso da quello che abbiamo preso prima comunque è identico ide forse al corno un pochino più corto è identico a quello che c'è um, in real life in real life insetto ercole no uguale e ok Possiamo scendere? Grazie. Allora, io direi che qui abbiamo finito. Direi che qui abbiamo finito. Guarda, ci sono tutti i disegni. Bene. Le farfalle le abbiamo già? Direi, credo, siano farfalle. Credo. Credo. Sì, vabbè. Non ci interessa avere neanche di... Posso scendere? Grazie. Allora, qui dove si va? No, voglio scendere. Voglio scendere! Eh, avevo visto qualcosa che si muoveva qua nella pozza. È stata un'illusione. Un'illusione ottica. Adesso che non volevo prenderli, li ho presi così, senza problemi. Comunque, abbiamo trovato un altro accampamento, quindi bene, bene, bene. E... Mi interessava quella Questo non ce l'ho, quindi lo voglio. Sì, ignoro ancora l'utilità e la funzione di alcuni di questi insetti però li prendo lo stesso li prendo lo stesso mandragora no Questa la possiamo togliere, non so poi perché ce l'avessi della carne bruciata, ma insetto elettrico, qua c'è il miele, devo anche fare un po' di pozioni perché ho il, il, il menù pieno di pieno di miele. Bella sta qua, Mi infilo in mezzo alle fronde, devo scendere di qua, direi di sì, destinazione raggiunta, ah, eccola, così abbiamo anche quella in formato gigante, ci sono delle ossa qua, facciamo gli allegri paleontologi. La mandragola è il bene serve per craftare le pillole salute bene, questo è molto interessante tutto ciò è molto interessante. Quello direi che lo lasciamo lì. E qui dove andiamo a finire? Ah, avete fatto venire un colpo voi due. Sì, direi che questa è l'esperta di fauna endemica. Io volevo parlare con l'esperto di pesca. Ma dove è andata a finire? Non sicuramente sugli alberi. E no, direi che questa mappa l'abbiamo spulciata per bene. Chiaramente ci saranno delle, 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 delle altre creature da, da... Magari andiamo qua a prendere quelle ossa. Ci saranno delle altre, delle altre bestie che mi sono persa perché non le ho visto perché sono piccoline, però. Però direi che ne abbiamo già prese anche tante. Come prima, insetto amaro. Che se ne sta bello lì perché, chiaramente, essendo un insetto amaro, non lo mangerà nessuno. No, sta zona non me la ricordo perché... O oh, oh, ci sono passata... Sì, forse ho preso quel ragno lì. È stato il primo ragno che ho preso. Via. Però le ossa non sono di qua. Sì, sarà giù. Allora, ragnatela. E poi? Lì ci sono stata. Quel geco lì l'ho preso anche questo direi sì perché sono tutti uguali credo tranne questo no è semplicemente un'altra forma del geco silvestre. questo è il pesce quello che dicevo prima quello che cammina di qua questi sono ossa <sussurra> Così, raccogliamo allora i pipistrelli li abbiamo già e basta Ricordati i posti che poi ci sarà una questa che ti chiede di cercare gli scarabocchi. Benissimo. Benissimo. Mi ricorderò, c'è una grotta, grotta in cui ci sono gli scarabocchi. Bene, bene, bene. Allora, le ossa, no, le impronte sono qua. E queste sono le ossa. Scusa che ci sono dei cosi, dei, dei, dei jagras. Lasciatemi raccogliere, grazie. Ha un po' l'arma poco affilata. Mi sembrano più dei cani che delle lucertole. Ma veramente... Ma veramente. Sì, scappate, scappate questo tanto non me ne faccio me ne faccio pressoché nulla pressoché nulla e raccogliamo questo addirittura anche le impronte del pollo che poi come avrà fatto a passarci di qua vabbè Questo esula la mia comprensione, ma. Come, come esula la mia comprensione il fatto che: il. Cioè, le, le creature quando, quando scappano, riescano a. tipo scappare in verticale. <ride> no, L'ho già preso. L'ho già preso il flash. Eh, credo. Credo di sì. Credo di sì. Prendiamo le ossa. Ok, le impronte, ma come avrà fatto passare di qua. Tra l'altro, non, non credo di averlo detto nella prima live, ma il, il Kuru Yaku è uno dei mostri che mi stanno più sulle scatole perché ha le fattezze di un pollo che a me non. non insomma, non mi piacciono questa una carcassa che schifo, tipo con le mosche sopra. E sì, l'ho preso comunque l'insetto a Mi sembra che si chiama il no? flash qualcosa. Allora torniamo su. Mm. Questo è sempre la ragnatela. Come si fa ad andare su di là? Che ho visto che c'è una specie di mm, ponticello. Se io voglio andare qui sopra, non ci posso andare. Vabbè, oh, qua c'è un minerale intanto. I pipistrelli, come dicevo prima, li abbiamo, no? E direi che, che sì, abbiamo fatto un bel... Un bel giro e ne abbiamo preso di roba. E nel menu riesco a vederli io, senza tornare a casa i mostri che ho catturato. Note di caccia. Ci sono note di caccia. Guida la fauna endemica. note di caccia, eccole qua allora, ah oh, sì sì perfetto, perfetto allora terrestri, lepre, pastore geco gecko tetro allora oggi abbiamo preso dei gechi silvestri questa l'avevamo già questo l'abbiamo preso oggi, questo ce l'avevo già, ce l'avevo già, questo ce l'avevo già, questo l'ho preso oggi, questo l'ho preso ce l'avevo già questi rospi li avevo già, questo pure le formiche le avevo e la cavalletta, e questo qui, pure oggi abbiamo preso questo, questo che tra l'altro sembra tantissimo, uh, un pesce d'acquario che si chiama il pesce combattente del Siam. Questo l'ho preso oggi e questo pure. Hmm acque più profonde o farle saltare in aria volanti. Questa l'abbiamo presa oggi. Questo e le vigor Vespe, e l'insetto. A arboricole, gli insetti. Leggendari eh, le, leggendari sono solo questi due per il momento che li ho visti. Alle guglie selvagge nel momento in cui li ho visti, io non ho, non ho purtroppo. Purtroppo non, non, ho, non ho giocato i giochi della serie di Final Fantasy, però conosco alcuni dei, dei, dei personaggi, oppure degli oggetti, insomma, che si possono trovare in quei giochi. Nel momento in cui ho visto questi due cosi, camminare nel deserto, ho detto: no, quelli li devo prendere assolutamente. Beh, comunque direi che siamo. Siamo a buon punto, adesso non ho fatto il conto di quante siano, però dovrebbero essere, dovrebbe essere 86 in tutto le creature. Queste sono 3, queste sono 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 e 2, 21. Beh, ehm, siamo a buon punto. Cioè, a buon punto su 86, non tanto, però insomma. Comunque ne abbiamo presa di roba, ne abbiamo presa di roba. Allora, visto che la mappa l'abbiamo già vista, direi, completamente, io non credo che ci siano zone nascoste, e io torno ad Astra, così mi fa mettere anche l'accampamento nuovo l'accampamento nuovo e poi direi che per questa prima eh, puntata di catturiamoli tutti abbiamo fatto <sussurra> legame cacciaprede Fai rapporto al laboratorio biologico, vediamo cosa ci dice. Vediamo cosa ci dice anche lì. Abbiamo compiuto progressi sul misterioso. Vuoi riferire ai biologi? Sì assistente, l'avrei fatto anche senza, senza la tua petulante voce che me lo diceva. Ecco, non so se qualcuno ha notato il nome del fughi. Spero di non essere così vecchia da riconoscere solo io il nome di questa creatura. <ride> Nel caso mi farò un pianto di lato e poi, <ride> e poi basta. Allora andiamo a parlare con il capo biologo. praticamente fa quello, quello, quello che fa questa persona sarebbe la mia aspirazione nella vita avere un centinaio di libri su cui star seduta guida ai mostri è stata aggiornata si sì, era un po che non venivo qua a guardare i progressi che avevo fatto va bene e mh, cioè che avevo detto ah sì, che parla avrei parlato con questi così facevamo l'accampamento lassù Consegna. Ah, devo fare anche questo, è vero? Io mi scordo un po' di cose. È, è un pochino diverso dagli altri. Manca la pelle di Angelot. Sarà da fare, quindi. Sarà da fare. E... Sì, mi scordo un pochino... Come funzionano tutte le finestre, eccetera, eccetera, qua su Monster Hunter? Perché non, non, non ci sono abituata. Quindi, anche per le prossime volte, se mi dimentico cose, eccetera, eccetera, non, non flagellatemi. Semplicemente è perché non, non sono abituata. E niente. Allora, io vi ringrazio. Vi ringrazio per essere stati a, a vedere questa. Questa live un po' mh, un po' particolare rispetto magari a quello a cui siete abituati in Monster Hunter. E spero che vi, vi sia piaciuta anche se, ripete, è un po' particolare, il fatto che io stia in giro, esplori, cerchi animali, eccetera, eccetera. Però potrebbe, potrebbe effettivamente diventare qualcosa di carino, anzi, ehm. Spero che lo slogan li Catturiamoli tutti, Gotta Catch and molla anche per le creature di Monster Hunter piaccia. E niente, allora vi saluto, vi ringrazio per, eh, per essere stati a guardare, e mi dispiace per l'inconveniente che c'è stato ad inizio live che mi ha costretto a farla ripartire, però direi che per il momento eh, alla fine è andata bene, quindi... Quindi bene così. Vi saluto, alla prossima. Grazie, grazie ancora per tutti quelli che sono stati a vedere.